proprio gli allevamenti legali, perché la domanda che vorrei aggiungere al dibattito è rivolta a noi, ai cittadini, e è semplicemente un invito su una riflessione sul fatto che spesso non conosciamo la storia di quello che compriamo o non ce lo chiediamo, quindi è destinato agli acquirenti. Storia più nostalgica quella che raccontano gli scatti in Mongolia di un altro romano, Michele Palazzi ha documentato un mondo che sta scomparendo con le sue tradizioni travolte dalla modernità. Tra le foto colpisce questa con un bambino e la sua mamma. È una foto che ho cercato molto, il rapporto di intimità e di gioco tra una madre nomade e il suo piccolo bimbo. Diciamo è uno dei rari momenti di intimità e di riposo tra il lavoro nel deserto. È una famiglia di allevatori di cammelli quella fotografata. 9 gli italiani premiati, 41 in tutto i fotografi che hanno ottenuto un riconoscimento su oltre 97.000 foto in gara. Ha vinto questa del danese Mad Nissen, racconta l'incontro di una coppia omosessuale in Russia a San Pietroburgo, paese dove le minoranze sessuali non hanno certo una vita facile. Una foto esteticamente potente e ha umanità, ha detto il presidente della giuria. La mostra si visita fino al 22 maggio.